E bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Lo so ragazzi, lo so, è da un po' di settimane che non escono video qui sul mio canale YouTube. Ragazzi, purtroppo perché sono stata veramente tanto tanto male. Come potete sentire anche adesso, purtroppo la mia voce è completamente, oddio, pressoché inesistente. Anzi, forse oggi mi è tornato un po' di più. Ma purtroppo sono più di 2 settimane che non sto bene. Quindi non ho avuto completamente le energie e le forze di registrare dei video, perché stavo veramente KO. Ma dato che comunque, come sapete, è iniziato il nuovo capitolo di Fortnite, che ragazzi, fatemelo dire, è veramente fenomenale, non potevo che non ritornare col botto qua su YouTube con i video di Fortnite del nuovo capitolo. Quello che andate a vedere oggi appunto è una partita, una bellissima vittoria reale in arena, in solo, e vi farò vedere come appunto ho sbloccato l'ombrino della vittoria del nuovo capitolo, che è veramente tanto tanto bello. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un bel pollice in su e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del nuovo capitolo, che a parer mio ragazzi è veramente bellissimo. La mappa è stupenda, la grafica è qualcosa di fuori di testa, perché è una grafica molto molto OG, molto molto vecchia come le prime season, che io sinceramente amo la follia. Quindi vedremo un po' col passare del tempo cosa combineranno con la mappa e con il capitolo. Ma ora ragazzi, non perdiamoci chiacchiere e passiamo subito al video, quindi vi auguro una buona visione. L'animazione del bus è bellissima comunque. Ma cos'è Fatal sto posto? Andiamo a vedere. Ragazzi, ma è Fatal? Tipo, eh sì, è tipo lei. Ma quanto è bella! Ma perché i Bobba fanno sempre schifo? Porca... Or Tommy il confuso! Buonasera! Allora, non mi chiamo mica Gin Fisen. Stai un attimo calmo. L'energia si rigenera a breve tempo solo dopo l'arrampicata sotto gli ostacoli. Il primo prete, il caricatore del fucile. Ok, questo. Comunque vi giuro che la cosa proprio che mi attrae tantissimo è veramente sono i colori, la grafica, come sono fatte le cose. Perché sembrano, non lo so, letteralmente come gli inizi. Meno dettagliate, più colori piatti. Poi sarà che ho anche la performance, quindi vedo diversamente. Però è bellissimo. Quanto gli ho fatto? Porca orfoia, raga, quanto gli ho fatto? Ma l'ho sfondato! Ah, ora vedo che si vedono anche la build che va sotto terra. Vedete che si vede la build? E questa è un'ottima cosa, perché adesso io posso mirare anche giù ed editare. Questa cosa... Buonasera! Yoink! Yoink. Yoink. Quindi questo qua, no. Questo è il pompa tattico. Prendiamoci le splash che non ho cura. E la madonna. E la madonna, l'ho sfondato. Buonasera. Ah, lui aveva lo scar oro. Beh, mica male. Carichiamo il pompa. Ok, il pompa del tuono sembra veramente forte comunque. Lo scar è sbroccato. Il martello è sbroccato. L'arma col mirino per il surdo secondo me è tipo wow. No, raga, per il momento sembra bellissima. Cioè, le armi stanno piacendo molto. Il martello un po' meno, perché secondo me è sbroccato. La grafica è tipo wow. Cioè io sono ancora scioccata da quanto sia bella la grafica. Bellissima raga, mi sta piacendo tantissimo per ora. Dove ho fatto la cappella? Rettifico! Rettifico! Cos'è? Rettifico, che cos'è sta roba? Frate, tutto bene? Tutto a posto lì sotto? Anche questa cosa dei potenziamenti che hanno messo è molto bella, perché ti dà la possibilità di scegliere cosa andare a percare. Vabbè, in questo caso metto di trovare le splash, perché il perk con l'arco non mi interessa. Eh!
Raga, ma che cazzo è? Che arma era? Ah, è questa qua. Raga, mi ha sfondato. Buonasera. Un po' di pene? Fucile Excalibur. Ma è un cecchino. Ora ti puscio perché mi hai fatto arrabbiare. Piaciuto? Colpettino in faccia? Ma raga, ma fa troppo male sto pompa, ma cos'è? Ma è sbroccato. Ma sparo sulla spalla, gli faccio 560. 1v1, raga. Sblocchiamo l'ombrellino? Non è uno scherzo? Ombrellino, sto arrivando. Cheat, mo muoio, guarda. Buonasera, arrivederci, grazie per l'ombrellino che non ho visto neanche com'è. Tiè, si porta a casa la partita subito. Vabbè, raga, lo Scar fa dei danni porci, e questo lo sappiamo. Il pompa del tuono è fortissimo. L'SMG è sbroccata. Il martello secondo me forse è un po' troppo. Forse il martello è un po' troppo. Vediamo l'ombrellino, vediamo se è un ombrellino bello o brutto. Come l'ombrellino? Lama leggendaria dell'intuizione. Ok. Minchia, pure figo in culo. È bellissimo. È bello, regà. È bello. No, ma allora, cioè, vi devo dire che... Ora, vabbè, ho giocato letteralmente sto game, praticamente. È l'unica partita che ho giocato, si può dire. La grafica, bellissima. Le armi, il fatto che abbiano messo armi nuove e che funzionano, perché, vabbè, quello col mirino è fortissimo. Cioè, fa veramente un male porco ed è preciso. Il pompa del tuono fa un male che secondo me non ha senso per quanto è forte. Il tattico devo ancora capirlo perché era il primo game. Hanno messo le impulsi che vabbè secondo me comunque le impulsi quelle lì blu fanno un po' schifo. Nel senso le impulsi secondo me sono quelle belle, sono le viola, le shockwave. Quelle secondo me sono le vere impulso. Veramente bello raga. Ma proprio è la grafica che mi fa proprio impazzire. Eccoci qua ragazzi alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Come avete visto abbiamo fatto una bellissima vittoria, molto molto tranquilla. E abbiamo sbloccato l'ombrino della vittoria, che devo dire che è molto carino. Il capitolo per il momento a me sta piacendo veramente veramente tanto. Ci sono sicuramente delle cose da sistemare, come per esempio il martello, l'arma quella che lancia le spade, che secondo me è troppo sbroccata, e qualche altra cosina. Ma può uscire fuori veramente forse uno dei capitoli migliori di sempre di Fortnite, se Epic lavora bene appunto su determinate cose. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ovviamente ci rivecchiamo in un prossimo video dalla vostra Kratomist. È tutto, bella a tutti ragazzi.